Buongiorno a tutti gli amici e amichetti dei nostri amichetti pelosetti. Intanto cominciamo a presentarci. Lui è Poldo. Saluta Poldo. Ecco. Sono piccolino ma sono un Jack Russell di pura razza. Vero Poldino? È già stato attirato da qualcosa. Poldino c'ha anche il vestitino nuovo appena preso, che adesso chiaramente, affrontando un sentiero di montagna, lo liberiamo, così vediamo anche che risposta dà il suo padrone. Vero Poldo? Ecco, una breve presentazione a me, anche se non vi interessa. Alessandro mi chiamo. E allora, torniamo sul nostro soggetto principale. Poldo, come dicevo, un Jack Russell. Pelo corto, pelo liscio, zampettine corte. Lui è nato e cresciuto al mare, quindi ho approfittato di questa vacanza in Alto Adige. Sì, adesso andiamo a Poldo, per fargli vedere un po' la montagna, che è il suo habitat. Lui andrebbe già giù sotto le cose scoscese, perché lui deve curiosare. Vero Poldo? Andiamo? Andiamo Poldo, dai. Adesso lo liberiamo, così può camminare liberamente. Va bene. Eccoci. Andiamo Poldo, dai, andiamo. Bravissimo. Lui va a esplorare. Esplora. Sperando che non si faccia male. Qui Poldo, vieni. Vieni. Annusa. La località dove siamo è sorpassato dopo un po' l'abitato di Sarrentino, salendo da Bolzano. Anziché proseguire alla distanza per andare verso il passo Pennes e poi che si ricongiunge a Vipiteno, si fa una deviazione dall'altra parte. La località si chiama Bosco Riva, è sempre una frazione di... Vieni Poldo, andiamo! Andiamo? Bosco Riva, una frazione di Sarrentino comunque. Vieni Poldo, vieni qua, vieni, andiamo! Andiamo, dai, non ti cacciare troppo. Vieni, qua Poldo, vieni, andiamo, vieni. Vieni Poldo, qua, andiamo, andiamo, qui Poldo, qua, vieni, andiamo, 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 decido io dove andare, andiamo, andiamo, guarda che bel sentiero questo, certo lui è curioso, andiamo, guarda c'è anche il sole di qua, a lui, chiaramente a Poldo non gli pare vero, perché... Come ripeto, la montagna lui non l'ha mai vista, essendo nato e cresciuto al mare. Si diverte anche in spiaggia, a correre libero. Però, si sa, questo è il suo ambiente naturale. Jack Russell è una razza nata in montagna per scavare le buche, per curiosare, per andare a caccia di qualsiasi cosa che si muove. E lui zompetta, felice. Questo mio... un breve filmato. Vieni Poldo, andiamo di qua, vieni. Ecco, è per dimostrare come pian piano spero di far vedere, sperando che non faccia troppo l'anarchico oggi Poldo, ma non credo. Niente, lui deve... ecco, quelli sono chiaramente sono i posti in cui viene attirato di più. E c'è troppa salita Poldo anche per te, vero? Andiamo, vieni, andiamo di qua Poldo, vieni, andiamo, vieni giù, vieni, vedi, dai che ce la fai, andiamo, bravo, bravissimo Poldo, bravo, fermo, fermo Poldo, fermo, fermo, andiamo di qua, su, sì, ciao. Non mi lamento dell'obbedienza che ha anche oggi, forse ogni tanto ha delle giornate un po' particolari, però questo niente, dicevo, è un piccolo filmato da parte di un neofita quale sono io rispetto all'avere cani. Questo è il mio primo cane, non l'ho cresciuto io, l'ho preso da nemmeno un anno da un'altra padrona. E con costanza, impegno, moltissimo tempo da dedicargli, sono comunque riuscito a
instaurare un tipo di rapporto di fiducia e di obbedienza soddisfacente da parte sua. Questo comunque per cercare di togliere qualche dubbio rimasto agli amanti dei cani, ma sono un po' spaventati. Cosa ti mangi, pollo? Cosa ti mangi? Ma stai assaggiando le piantine? I dubbi che sono rimasti agli amanti dei cani, però qualcuno spaventato da quello che si dice della razza dei Jack Russell, in quanto siano poco gestibili. Ma vi ripeto, io non sono un esperto, non sono un cinofilo. Ho scoperto questo grande amore per i cani. Lui è capitato e lui mi va benissimo, perché tutto l'impegno che ci ho messo per arrivare a questo rapporto di obbedienza comunque se l'è guadagnato lui, me lo sono guadagnato anch'io, nel senso di dedicarci tanto tempo. Oh, guarda quanto sole che c'è fuori. Andiamo? Dai, andiamo? Andiamo avanti, dai. Lui è preso da mille curiosità, soprattutto si sa dalle tane, dai buchi. Ma quanto siamo belli con questo vestitino nuovo, Paul. Ti dona, adesso sei proprio un Jack Russell a tre colori, a tre tonalità di marrone, vero? Andiamo su, andiamo. Ecco. Niente, tutto qua. Questo è un filmato per comunque volere incoraggiare chi è indeciso tra una razza e l'altra e comunque ha sentito parlare sicuramente dalle esperienze di tanti possessori di Jack Russell, che sono molto testardi, lo sono, molto fieri, molto orgogliosi, tante volte gli va di fare di testa loro. Però ripeto, io in 10 mesi che ci sto dietro, che l'ho preso da un altro padrone, quindi considerate che ha cambiato già padrone. Andiamo, Poldo, andiamo. Sono arrivato a questo risultato di obbedienza, per me più che soddisfacente. Non ho mai avuto esperienze, ho dedicato molto tempo. Poi purtroppo il fatto di non averlo cresciuto io e sin da cucciolo, quindi io ci avrei anche giocato quando non si usciva, giocato a casa, la pallina, queste cose qua, anche se si sa che il Jack Russell non è propriamente un cane da riporto, però un modo per divertirsi. Quindi non avendolo fatto io e probabilmente non avendolo fatto... Oh, c'è un piccolo ostacolo qua, adesso lo superiamo. Non avendolo fatto neanche i proprietari, andiamo? Andiamo, su, su. Neanche i proprietari precedenti, c'era un piccolo alberello caduto lungo il sentiero. Quindi, vi ripeto, non ho la soddisfazione di poterci giocare io. Il suo gioco, diciamo, quando è normalmente giù a casa, dove sto io vicino al mare, il suo gioco è andare a lucertole, andare a cacciare lucertole dappertutto. Essendo lui comunque cacciatore, giù non trova altro, non trova tutti questi... queste tane, questi buchi, vedete dove mettere il naso, chiaramente è la sua razza, è il suo, vedete, e poi credetemi che ha una potenza, chi li conosce questa razza lo sa bene, ha una potenza di zampe e di bocca, di dentatura, di mascelle che non è indifferente. Adesso vedete, si è messo proprio a scavare, che ha fiutato qualcosa. Quando appunto si va con lui a lucertole, diciamo la mia parte attiva nel suo gioco, il caccio alla lucertole, ecco, è giusto quello di, che ne so, come in questo momento, trova dei sassi troppo grossi per lui per essere spostati, glieli sposto io. Questa è la mia parte attiva nel suo gioco. Però nulla di che, insomma. Ma lui comunque ha il carattere molto indipendente. Diciamoci la verità, non ha neanche tanta voglia di socializzare anche con gli altri cani, sta molto sulle sue, anche se io adesso il mio prossimo step è proprio portarlo a
dover socializzare anche con gli altri cani, perché è sempre, vuole sempre dominare, insomma, la sua nota dominante sia con i maschi che con le femmine si vede ad ogni incontro, per non parlare dei cani grossi. Andiamo Poldo, andiamo? Quando incontra, adesso lui è troppo impegnato, finché non trova quello che sta fiutando. Andiamo? E soprattutto, dicevo, quando si tratta di cani grossi, non c'è niente da fare. Lui parte subito per azzannare sul collo, per rompere le scatole, perché... Vediamo cosa sta cercando. Intanto c'è anche una farfalla che gira intorno a me. Lui tra l'altro poi gli dà fastidio anche tutte le cose che volano, mosche, tutti gli insetti, come se lo innervosissero. Ecco, adesso facciamo la nostra parte attiva nel gioco. Cosa hai trovato, Poldo? Cosa c'è? Cosa hai trovato? Guarda, cosa c'è? Ecco la mia parte attiva nel suo gioco. Spostargli il sasso che non riusciva a spostare col muso. E allora? Il responso, Poldo, cosa c'è? Qualcosa c'è, io so, ti conosco. Tu scavi fino a quando non trovi qualcosa, Mi lasci meravigliato anche a me. Tante volte, dopo 10 minuti che scavava, chiaramente perché aveva fiutato una lucertola. Andiamo, Poldo, andiamo. Andiamo. Dai, cambiamo zona. Cambiamo anche. Andiamo. Bravo, andiamo. Andiamo su, vai! Andiamo! Qui è ripido, ma tu c'hai delle belle zampette forti, vero? Andiamo! È ripido più per me, veramente, che non sono abituato a andare in montagna. Per lui è più facile, con queste zampettine corte, a trazione integrale. Andiamo! Bene! Comincio a dilungarmi un po' troppo e forse a essere anche un po' noioso, quindi e oltre che mi sta arrivando già il fiatone, perché questo non è il mio ambiente e non sono abituato a camminare tanto in montagna, soprattutto in salita. Andiamo. Spero di essere stato utile con questo mio breve filmato. Così, vi ripeto. Primo per far vedere a tutti, chi non li conoscesse, gli splendidi scorci di boschi, di montagne che si possono trovare in Alto Adige. E poi per togliere il dubbio appunto a qualcuno ancora incerto, impegno, tempo, molto tempo da dedicargli, costanza e anche farsi rispettare chiaramente come capobranco. Sono fondamentali per arrivare a gestire un Jack Russell. Bene, Poldo vi saluta e vi saluto anch'io. Ciao a tutti amici dei nostri amichetti pelosetti. Intanto ho fiutato qualcosa. Andiamo Poldo, saluti a tutti, salve.